Ciao a tutti, bentornati a casa dello chef. La ricetta che faremo oggi è stata scelta dai miei follower di Instagram ed è un burger vegetariano. Chi di voi segue il mio blog, legge il mio blog, sicuramente avrà letto Passione Burger e saprà che uno dei miei junk food preferiti è proprio l'hamburger. Questo burger lo faccio spesso a casa mia, così da poterlo congelare e tenerlo lì quando non ho voglia di cucinare. Un po' di pane, due fette di pomodoro, un po' di insalata, la cena è sicurata. Vi faccio vedere gli ingredienti per questa ricetta. Gli ingredienti che useremo sono carota, patate, cipolle, farina di pistacchio, noci, fagioli rossi, melanzana e farina di ceci. Per prima cosa peliamo le verdure. Dopo averle pelate le facciamo a cubettini. Ora le saltiamo in padella singolarmente con un po' di olio e sale. Anche la melanzana la facciamo a brunoise. Andiamo a cuocere in padella con sale e olio. Questa ricetta la cambio tutte le volte. Cambio tipo di verdure, cambio tipo di fagioli, ma le tre basi fondamentali sono i legumi per poter fare una crema, la farina di ceci per poter legare e delle verdure per dare sapore. I fagioli rossi che ho scelto io oggi li andiamo a schiacciare con la forchetta, ovviamente dopo averli scolati. Aggiungiamo le verdure cotte, farina di pistacchio, qualche noce, due cucchiai di farina di ceci e cominciamo a mescolare. E ora possiamo incominciare a fare i nostri burgers. Per fare i burger useremo un po' di pellicola per dargli la forma. Ecco qua, il nostro hamburger è pronto. Li mettiamo in frigo, belli freschi. A questo punto non ci rimane che cuocere il nostro burger. Prima di mangiarlo, oggi vi racconto una storia che mi è successa ieri al supermercato. Vado al banco frutta e verdura, compro una bella anguria, la metto sul piatto perché sapete che adesso bisogna mettere i numeri. Stavo per mettere il numero, arriva uno e mi fa: che fai? Cosa fai? Peso l'anguria. Ma scrivi prezzemolo, no? Spingo prezzemolo. Arrivo alla cassa, la signorina della cassa mi fa: lei non mi frega, eh? Questa qui lo sa che lei ha sbagliato a spingere il bottone. Vuole che un'anguria così costi 80 centesimi? Un po' di figura, ciao. Comincia. E Antonio alla cassa 2 per un prezzo. Antonio per la cassa 2 per un prezzo. Arriva Antonio, non era quello del prezzemolo. Va bene ragazzi, siamo arrivati alla fine del video, da casa dello chef è tutto. Buon appetito e ci vediamo a tavola.